cercasi personale con esperienza lavorativa. Tra Ferrara e la Luna, cercasi esperti di marketing. Finalmente riapre il sipario del Teatro Mario Spina di Castiglion Fiorentino, il primo a ripartire in provincia di Arezzo. Devo dire che è un grande successo, è una riprova del fatto che il teatro per noi è sempre stato in cima alla lista delle cose da fare. A rompere il silenzio sono stati Lodovico Guenzi, cantante della band Allo Stato Sociale, e l'attore Nicola Borghesi, fondatore della compagnia Kepler 452, in scena con Capitalismo Magico. È uno spettacolo che racconta delle cose fuori da questo palco per gente che guarda da fuori, ma racconta molte cose su noi due e per noi due. Ma come siamo arrivati? Amici, compagni, come siamo arrivati a vivere in un mondo in cui il nostro principio di piacere è così umiliato? Quale accumulo di sbagli ha portato a questa incapacità di godere, a questa sistematica mortificazione del nostro desiderio? Lo spettacolo ha per protagonisti due amici di una vita storditi e disorientati all'alba dei 30 anni alla ricerca di ciò che nella realtà ancora pulsa di una viva e spiegabile perturbante magia. Il petrismo, al di là delle disuguaglianze, al di là dei limiti che sappiamo ha, tende anche a creare un po' una cappa, data un po' dal principio di scambio che in ogni dove, in cui ogni cosa vale come un'altra e ogni persona ha un valore. Questo continuo applicare valore alle cose, valore di scambio, porta a un certo punto a questa idea che è tutto uguale, che è tutto morto. Invece a volte gli esseri umani hanno dei bagliori, dei baluginì, dei momenti che dici: ah, vedi, questo sembra di non stare nel capitalismo. Ecco, noi abbiamo cercato di prendere un po' di quegli incontri, di quei momenti lì e di fissarli in uno spettacolo, in una relazione, in un incontro pubblico, per ricordarceli. Il cartellone del Teatro Mario Spina, la cui gestione è stata affidata all'associazione Capotravel Kilowatt, proseguirà con altri tre spettacoli. Sono spettacoli che vanno dalla satira agli spettacoli impegnati, e io credo che sia quindi un piccolo spaccato del nostro teatro d'autore italiano, che devo dire vale la pena davvero di venire a vedere. Credo che sia il modo migliore per riprendere la nostra attività teatrale.